Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono sempre io, lo so, Jurassic 410 e oggi siamo qua nuovamente su Sky Factory 4. Siamo qua dove ci hanno lasciato in uno scorso episodio, dove non ho fatto nulla di nulla. Ho semplicemente lanciato questa ricetta di crafting nell'Applied, che, non sto scherzando, al momento è circa... l'ho lasciato andare un'ora off camera ed è completata allo 0%. Beh, ne mancano ancora 90. Sta ancora andando avanti a craftare. E tra l'altro ho dovuto farlo l'Applied ha dovuto farlo per forza su questa CPU qua, che è gigante, perché adesso vi faccio vedere. Questi sono 64k dischi. Vi faccio vedere, perché facendo 64k di questi ne facciamo 90, occupa ben 122.000 byte. Io penso, tra l'altro, che no, non è il limite di questo processore, è impossibile perché sia il limite, perché sono già 128, due solo CPU di questi sono già 128, quindi è impossibile che sia il limite. Però ecco, diciamo che questo è il crafting più grosso che ho fatto fare all'app in questo momento. Tra l'altro qua ho aggiunto i dischi da 4K, quelli che stavo craftando nello scorso episodio, se vi ricordate. Questi qua sono quasi pieni, che sono quelli da 16. Quindi questi qua si stanno riempiendo, ho deciso di fare 64, che li butterò qua. E poi questi qua 64, 64, 64, li faccio tutti da 64, che almeno non avremo poi problemi di gestione di spazio. Ecco, quindi questo abbiamo fatto. Ora andiamo a dormire. Ok, perfetto. Andiamo a dormire e facciamo una cosa molto simpatica, del tipo completiamo l'albero di questo. Quest'oggi completiamo questa zona qua di queste, che è Haunting Dimension, che non sapevo, l'altra volta non avevo visto, quindi va bene. Facciamo Haunting Dimension Cake, eccola qua. Tra l'altro andiamo a vedere cos'è, perché non vi dico la verità, non saprei proprio cosa sia. Stone Sword, okay, bisogna fare 4 spade. Ah, mi servono il milk, mi sa che non ho milk. Ce l'ho invece, non ho le uova, però queste sono sicuro di non averle, quindi andiamo qua a raccoglierle. Tra l'altro dovrei, sapete cosa faccio? Già che sono qua, allora, tanto gli unici animali che droppano qualcosa sono loro, quindi io metterei un vacuum hopper, perché no? Anzi, craftiamo la torta intanto e poi lo facciamo subito, anzi no, facciamo la cake, ok, e andiamo a fare quella roba lì. Hopper, tanto esatto, ce l'abbiamo già. Absorption hopper. E prendiamo cosa? Item duct, e tra l'altro sono quasi finiti, quindi direi di craftarne 128, così giusto per sicurezza. Servo, mettiamo dentro questo che va bene. Ok, e lo mettiamo, beh, qua sopra, tanto non succede niente. Ok, show area. Ok, e prende esattamente quella zona qua, perfetto, quindi... sì, tra l'altro, quindi se lo fanno qua sui bordi non lo prende, vabbè, si fa niente, va bene così. Ok, già ho raccolto un uovo, quindi andiamo un attimo nord, sud, esatto, andiamo un attimo giù di uno, giusto, esatto, no, vabbè, stiamo in su, ok. Ok, stiamo così che va bene, perfetto, quindi qua a posto, up, facciamo item, ok, giusto per non rischiare, quindi qua facciamo... Tech, ok, qua mettiamo servo, ok, qua facciamo aspirare tutto, e qua sotto dovrebbe esserci un cavo che porta in realtà all'Applied, vero? Sì, qui c'è un punto di scambio in realtà, che posso mettere, però qua è in whitelist, vero? Se qua è in whitelist posso farlo, sì, è in whitelist, quindi finisce qua dentro. Se qua è in blacklist, sì, è tutto un po' un casino, avete perfettamente ragione. Qua la roba arriva qua, perfetto, qui c'è dentro un po' di casino effettivamente e non è molto veloce, blacklist questo, quindi qua e qua invece, ok, qua può entrare solo i semi perché è tutto in whitelist. Ok, questo impianto qua è un po' lentino tra l'altro perché si sta accumulando un po' di roba, ma va bene così. Quindi possiamo collegarci al punto di scambio, che è una cosa che faccio. Ok, qua non sarà il massimo della bellezza, ne sono consapevole, però va bene così. A posto. Ok,
E qui andiamo sotto, arriviamo a quel punto qua. Perfetto. Sì, magari un pochino più fissato, va. Ok. Posto. Là. Ok. Beh, più o meno. Ok, qua adesso deve essere portarmi l'uovo, vediamo se è vero. Esatto, le uova partono e vanno giù. Perfetto, quindi questo ok. E qua va bene. Mi servirebbe un'unica roba. Più che altro perché ho fatto un solo. Dovrei riuscire a separarli, però al momento non è una cosa così fattibile. Quindi, visto che siamo pigrissimi, perché siamo la pigrizia fatta persona, facciamo questa cosa. Che è più. È meno pigra, diciamo, ecco. Facciamo così. Qua mi serve un servo di quelli. Di quelli giusti. Lo so, sono troppo pigro. Mettiamo questo e facciamo due tubi, così estraggono doppiamente più veloci. Causano a scollegarlo subito, ok. E causano a fare eject, ok. Ecco, però non così. Ecco, fermati, stoppati subito. Va bene, ma devi sapere che questi non devi prenderli. Cosa che non avevo previsto, effettivamente. Prendili. E cos'altro? Non lo so perché li ha già aspirati adesso. Cos'è che gli manca? Gli manca Water Seed. Ok. Water Seed. Perfetto. Grazie. Ok. Qua blacklist questi. Perfetto. Ok, quindi questi li ributtiamo qua dentro. Ok, qua attiviamo questo. Boop. Ok. Così in teoria, esatto, rimane sempre vuoto perché abbiamo due tubi adesso che portano roba. Perfetto, quindi adesso qua la cesta rimane sempre vuota e possiamo prendere anche le nostre bellissime uova, che non ci servono così tanto, però potrebbero essere utili, ecco, visto che comunque per adesso le stiamo sprecando, direi che è ottimo. Ok, continuiamo a fare il nostro mitico crafting della Hunting Dimension, che in realtà basta fare così e bam, fatta, questa è completata. Ah no, bisogna andare in questa dimensione. Ok, andiamo al nostro albero magico, che non ho ancora sistemato, ma ho idea che morirà così quest'albero qua. Non sarà mai riparato. Qua abbiamo finito lo spazio, tra l'altro. Abbiamo finitissimo lo spazio. Però possiamo fare una, tipo, cosa possiamo fare? Io so cosa possiamo fare. Possiamo fare, qua non ho un, da qualche parte, un crafting. Sì, qua, più o meno. Facciamo le ladder. Tra l'altro direi che 3.4 milioni di Oakwood, che guardate quanto aumentano velocemente, non è proprio il massimo della sicurezza. Ecco, wood, mi servono planks, cover, planks sono, planks cover, no, io faccio, no, panels, sì, dovrebbero essere panels, in teoria. Forse sì, dovrebbero essere i panels. Che sono quelli piatti. Sono quelli grossi, però voglio quelli più fini. Per fare quelli più fini mi serve la saw. Esatto. E ritagliarli ancora. Esatto. Planks, ah, cover, ok. Era effettivamente la cover. Vabbè, ormai già fatta. Che è quello alto 1. Che è quello alto 2. Che è quello alto 2. Ecco, ma vabbè, usiamo questo. Ce ne dovrebbe essere uno ancora più fine, se non sbaglio, che è quello che ho usato qua, vero? Ah no, ok, sono quelli alti due. Niente, niente, a posto. Ok, mettiamo qua allora le nostre scalette. Boop, boop, boop. Mettiamo tre. Ok. E qua sopra facciamo questa zona qua nuova, sostanzialmente. Qua sotto è altro 3, sì. Qua è altro 3. Qua può essere altro 3, quindi a posto. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Ok. Non so perché sto usando questi invece delle slab, non, questo è proprio solo perché voglio usarli, perché potevo benissimo mettere anche le slab, perché è la stessa identica cosa, non cambia assolutamente niente. Ok, quindi qua abbiamo una zona nuova da 3, okay, abbiamo una zona nuova, questo possiamo romperlo. Ah no, perché ci sono le foglie. Vabbè, per intanto lasciamolo qua, tanto non, tanto non penso di avere altre torte, quindi pronti, andiamo nella Hunting Dimension. Vediamo cosa si gira nella Hunting Dimension. Qualcosa di brutto? Probabilmente sì. Vediamo. Hunting Dimension. Non c'è niente. Completionist. Ok, abbiamo completato l'albero di quest in realtà. Quindi molto bene. Mettiamo un B. No, ho spento la spawn. Ho spento la mia. No.
Night vision, ok. Ma ok, c'è qualcosa. Rischio, stavamo per buttare il piccone. Ecco, l'altra volta quando ho lanciato nel vuoto il mio piccone creato apposta con la Tinker, è successo questo, ho schiacciato Q. Ma è un mondo che contiene qualcosa o è completamente vuoto? Perché sai che mi sembra che sia completamente vuoto, cioè non mi sembra ci sia nulla. O mi sbaglio? Sapete che mi sa che non mi sto sbagliando. Attiviamo un attimo H. Usiamo il magico cheat, che non è un cheat. Facciamo autocompletare la mappa, così possiamo vedere intorno a noi. No, ok, questo mondo non contiene assolutamente nulla. Perfetto. A posto. Sto cadendo nel vuoto, lo so. Ok, a posto, torniamo alla base. Quel mondo lì non so sinceramente cosa faccia, quindi va bene. Però l'importante è che abbiamo completato, il signore, questo ramo di queste. Stiamo procedendo molto bene. Ci manca, questo qua abbiamo già fatto in nota, ci manca Age of Power con questo, purtroppo, che Pristine Ghast Matter, non so sinceramente come fare, perché non spawnano i ghast nel Nether, e avete visto anche voi, non so come, non so cosa farci. Mancano alcune queste qua, che in realtà questo sarà lungo, molto lungo da fare, quindi vediamo. E poi ci sono queste robe qua che non so neanche che modo sia, quindi ok. E poi c'è questo, Envy and Akau, questo... Boh, va bene, ok. E poi c'è la famosa glitch d'armor che bisogna vedere. Comunque stiamo messi molto bene. Ah, vabbè. E ovviamente c'è il ramo di queste finale, che è un po' così, ecco. Ah, tra l'altro obtain tutte, mi servono tutte le pristine vole, questo coso qua. Bellissimo. Va bene, quindi questo sarà da fare. Ok, comunque qua ci sono alcune queste che in realtà possiamo filling a real cabinet with a folder that contains a let 1 million items. Ok, questo è abbastanza easy in realtà, se vogliamo, perché abbiamo, beh, ne abbiamo 3 milioni di legno, per esempio. Ok, vabbè, facciamo un cookie jar. Cookie. Così. Cookie. Come si scrive? Cookie. Madonna. Ce la posso fare, vediamo come si scrive. Con due O. Perfetto. Lo sapevo, eh. Ok, questo è... Ah, bisogna craftare i biscotti. Ah, ecco, biscotti cocoa beans, ce li abbiamo. Cocoa 99k di cocoa beans. Ce li abbiamo, direi. No? Direi assolutamente di sì. Ok, qua cosa abbiamo? Si fa easy. Cookie jar. Perfetto. Lo mettiamo qua. Ah, ed è vuota, vabbè. Servono... craftiamo i cookies. Servono... Boom, 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 boom. Ok, 8 teoricamente, vediamo se è vero. Yeah. Yeah, abbiamo una jar di biscotti, bellissimo. Poco utile in realtà, però carino. Sapete cosa facciamo? Possiamo craftare un tavolino? Me li stroppo via tutti? Forse. Sì, ok. Possiamo fare un table di table. Sì, possiamo fare dei tavoli, ma facciamo questi qua quadrati che sono più minecraftosi, va. Perché questi qua sono belli, ma sono meno minecraftosi, ovviamente. Visto che Minecraft è un quadrato unico. Mettiamo qua il nostro tavolo, che facciamo da comodino, con sui nostri biscotti, che si sono svuotati, giustamente, perché non ci sono più. Oh là, perfetto, abbiamo una scatola di biscotti. E abbiamo completato la prima, questa, cookie jar. Ora, fill la cookie jar with singularities e right click it. E questo già non è bello, perché con questa quest ci presentano le singularities, che sono dei bellissimi oggetti che sono stack e stack e stack e stack e stack di quell'oggetto messo in un blocco, sostanzialmente, che sono queste qua che ruotano. Quindi per esempio la cookie singularities, esatto, si fa così: con 10.000 biscotti ne droppa una. Non è complicato, ma non è neanche semplice. Tra l'altro, vabbè, le robe qua si craftano abbastanza easy comunque. Cioè, ci sono un po' di robe da fare, però si craftano abbastanza easy, diciamo, ecco. Quindi, sicuramente quello che dobbiamo fare è fare una farm di oggetti qua. Perché questi, oppure fare più alberi. Dobbiamo fare questa scelta, o mettere più alberi che droppano cose, che si potrebbe anche fare, oppure fare una farm di quelli. Io farei entrambe, sapete, farei più alberi ma anche più farm.
Comunque, va bene. Ah, questi? William Fusion queste robe qua sono complicatissime. Cioè, complicatissime, non sono complicatissime. Sono un po'. Così. Craft a knockable compressed netherrack block. Because why not? Ok. Sugar craft a non compressed sugar cane block. Ok, questo penso che posso farlo. Sugar cane. Non ne ho tantissime in realtà. Però immagino si faccia così, esatto. E poi questo si ricompressi. E poi si ricompressa ancora. Ok, mi serve allora per fare queste cose un compressor, si chiama compressor, vediamo. No, compressor non si chiama così. Mi serve il autocrafter, un autocrafter di qualche tipo. Auto chisel no, auto clicker no, automated ink crafting autocrafter. Però non è quello che voglio. Packager, ma mi sa che mi serve la ricetta, vero? Per far funzionare questo. Mi sa di sì, sapete. No, in teoria no, però. Proviamo, scusami. Sugar cane. Prendiamone 9 anche. Posto. 9. Vediamo. Ah, serve energia. Cell. Cell, dove sei cell? Energy G, magari non si chiama cell ma si chiama cube. Ciao. Ok, è così, ok, effettivamente così lo crafta. Quindi potrei fare questo e continuare a rimettere dentro sempre gli stessi oggetti in realtà. Però vorrei, non lo so, sapete. Perché per me c'è qualche modo un po' più semplice. Perché... ma la terma non ha nessun... la terma ce l'aveva un blocco che auto... eh sì. Chiocciola thermal expansion. Perché la terma ce l'aveva un macchinario. Ce l'aveva... aveva un macchinario che faceva questo, ma è vero, mi sono ricordato adesso. I macchinari della thermal non ci sono. Sono disabilitati. Ecco qual era il problema. Ok, va bene. Allora, vediamo di completare le queste più semplici prima di arrivare lì in fondo. Quindi, crafter glitch infused armor set. Quindi facciamo sto glitch infused armor. Glitch infused armor. Ok. Recipe, che si crafta con glitch infused ingot, che si fa come? Drop some fragments lapis and gold ingot into a body of water. Ok. Io fondo la lapide. Ok, va bene, questo non mi interessa. Ci serve quindi i fragment. Glitch fragment. Che come si fa? Crafting be crushing corrupted glitch earth contro ossidiano. Ok. Quindi questo come si fa? Trial key. Che si fa in questo coso qua? Trial keystone. Self aware. Ok, a droppa tra l'altro. Shift. Recipe. No. Ok, proviamo a fare qualcosa perché sapete che non saprei. Trial key. Zombie. Ok, sì, scusami, se faccio right clicks non succede niente. Ok, proviamo a fare una cosa tatticissima. Dovrei fare una finestrella dentro il mob spawner. Però l'ultima volta non è andata proprio a finire bene, diciamo, ecco, quindi... ecco, è un po' complicato, però possiamo farcela. Andiamo di fare un buchino qui. Vediamo di non fare troppi danni. Ok, ecco. Vediamo se ha attirato qualcuno, ok, c'è un ragno. No, esci, ok. Non voglio beccare, non voglio che mi sparino. Ok, però non succede niente in realtà. Oh, vero? No. Ma possiamo attaccarlo a un ragno? Sì, spider si può. Ok, non succede niente. Quindi non è questo il modo di grande che mi colpiscono attraverso i blocchi. Questo è fantastico. Quindi questo non si fa. Allora, facciamo un'altra cosa. Craftiamo quest'altro oggetto. Altrimenti ci dovrà aiutare il nostro miglior amico, l'internet. Ah, ok, ma questo forse magari serve anche suit covered plate. Ce l'ho già, sì. Non so cosa sia, ma adesso... cos'è che ho finito? Ho visto scomparire qualcosa. Ah, ok, suit cover del resto, ok. Che non sapevo neanche di avere, quindi. Trial key, ok.
e ce l'abbiamo. Trial Case Stone. Io di sta mod qua, vi dico la verità, ho un po' paura. Quindi facciamo che facciamo sta cosa così, for security, ecco, facciamo che andiamo qua dentro così, non perché mi serva, ma perché proprio non lo so, non so cosa posso ho full blocks, ok, quindi teoricamente se io ti mettessi al centro, no, deve essere 15x15x10 e noi quest'area non è 15x15 ma è, sì, va bene. Ok, quindi niente, non possiamo usare la nostra bellissima compact machine, purtroppo, e sta piovendo, quindi vado a dormire perché uno mi dà fastidio, due il video lagga, no, il video lagga no, il video si vede tutto sgranato se piove, quindi a posto. Allora, sperimentiamo un po' con questa mod, che cosa facciamo? Prendiamo un po' di dirt, ma perché prendiamo la dirt? Non possiamo prendere un blocco bellino, tipo wood, così, giusto perché... Va bene che è tutto marcio, però ok, quindi questo ok. Prendiamo fuori il nostro attrezzo di costruzione, che è questo qui, building gadget, perfetto. Ok, e andiamo, oddio lag estremo, e andiamo qua nella zona dove stiamo facendo cose, dove stiamo facendo experiments. Ah, e lì c'è un mob che è spawnato. Molto bene, ciao, sei morto. Ok, quindi facciamo una zona sopra questa, in realtà. Facciamo questa zona qua sopra la zona lì. Questa zona qua è un po' così, ecco. È una zona un po' di esperimenti e cose varie. Non c'è un vero motivo per cui questa zona esiste. Quindi non mi dà fastidio avere un po' di roba in mezzo, in giro. Perché ovviamente la zona bella è la zona di là. Questa... Ho deciso che qua volevo fare un'altra isola. Vi ricordate che nello scorso episodio ve l'ho detto? Perfetto. È invalido adesso. È diventato invalido. Sì, invalid blocks. Ok. Eppure non sei dentro eppure. Però mi sa che tocchi il bordo. Ok, non puoi toccare i bordi. Quindi devo stare di uno in alto, vero? Esatto, ok. Ah no, aspetta. Sì, no, aspetta. Facciamo così. Beh, che tanto. Ma io sto facendo le scalette, ma manco mi servono. Cioè, sto facendo solo così. Non tanto per. Ce lo metto qua? Ok, non posso. Quindi dovrei andare ancora su di uno, vero? Sì, ok. Qua sopra posso, perfetto. Va bene, facciamolo così. Cioè, fa nulla. Eccoci, già risolto, ecco. Posto. Ok. Quindi qua abbiamo questo oggettello qua. Ok, perfetto. Ci serve una zona 15x15 in realtà. Quindi io vorrei che il centro sia comunque questo. Quindi H. Vorrei che il centro sia comunque questo qua. E al massimo andiamo sopra la zona di là. Ok, il centro è questo. Quindi questo è il centro. Perfetto, quindi H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, qui è sì. Però questa roba qua, vabbè, facciamo che... C'è anche ce ne freghiamo e stacchiamo tutto. Ok, lasciamolo qua così, questa zona qua, tutta morta. Perfetto, abbiamo qua la zona perfetta. Quindi, poi qua. Ma usiamo il nostro building gadget, eh? Diciamo che, tanto ce l'abbiamo. Configurato come? Diciamo che... G, devo tenere premuto G. Facciamo range 15, direi. No, range 14. No, range 15x15 deve essere però. Quindi vuol dire che qua, ok, quindi deve essere 16x16 in realtà. Quindi qua, ok, ma devo farlo ancora di uno, vero? In teoria sì, perché deve essere al centro qualcosa, come hanno detto. Ma io non ho mica capito cosa fa qualcosa, cioè, ma non è, ma spawna dei mob, può essere. Facciamo di 15 qui, di 16 facciamo, ok, per sicurezza proprio. Ok, ecco, facciamo così. Non mi basta mai però questo legno, sapete? Sono reso conto che effettivamente è un po' tanta roba. Quel legno qua non mi... Tra l'altro è una zona gigante proprio. Ma è una zona enorme. E soprattutto non è illuminata. E questa è la cosa che non mi piace tanto, sapete? Non so perché sto parlando così adesso. Non mi piace tantissimo. Ho finito anche... Oh, madonna, lag. Ho finito anche
i blocchettini. Però fortunatamente, grazie alla scoperta della... cioè scoperta, grazie alle cose dell'altra volta, possiamo prendere i blocchi anche da qua. Quindi good. Perfetto, ciao. Prendiamone boh, un po' così, dovrebbe bastare. Ok, questo è okay, l'oggettino per buildare. Ok, eccoci qua, perfetto. Abbiamo una zona giga enorme adesso, in cui non mi ricordo dov'è il centro. Quindi andiamo. Oh, 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 lag. Giustamente, lag. Ci ho fatto una zona enorme in 3 secondi. Quindi qua andiamo qua. Buchiamo sopra. Sei giusto, vero? Sì. Ok, ciao. Perfetto, quindi non H, volevo fare F7 per vedere la zona dove spawna il mob. Ah, anche qua sotto spawna il mob, ok. Ci metto una torcia. Ah, la torcia posso metterla allora. E allora è tutto più semplice. È tutto più easy. Ok, qua mettiamo così. Qua mettiamo così. Qua mettiamo così. Ok, quindi qua i mob non ci sono più. Perfetto. Ora proviamo a mettere le torce anche qua. Non so però se me lo lascia fare. Quindi io intanto... Madonna, ma è mega, ma è gigante quella zona qua. Boh, va bene. Non so, non so cosa succede. Io lo faccio, ma non saprei proprio. Boh, mettiamoli a caso, va. Proprio perché non voglio far spawnare niente, non mi interessa. Se... Che poi dovrò toglierle perché non le accettano. Guarda che lo so già. Quindi non preoccupatevi, io lo so già che è tutto inutile quello che sto facendo. Sarà tutto sbagliato, nulla che funziona. È normale, quindi sono abituato, tranquilli, che faccio le cose random e poi sono sbagliate. Ok, questo qua è il centro, quindi qua mettiamo questo coso qua e qua mettiamo questo pacciugotto qua. Something is blocking the trial area, make sure it's clear. Ok, 15x15. Ora, 15x15 sono sicuro che lo siano, perché sì, è grande uguale, quindi... L'unica cosa che blocca sta roba qua sono le torce. Quindi epico. Quindi togliamo le torce. Vediamo se è verità. Oppure è perché è troppo piccolo. Può anche essere. Se fosse troppo piccolo però mi arrabbierei un pochino, perché sono sicuro di averlo fatto 15x15. A meno che un lato è... No, è impossibile perché l'ho visto che era al centro dall'alto. Non saprei, signori, non saprei. Visto che con la mod qua, ripeto, uno non mi piace. E come vedete lo avete visto anche negli scorsi episodi, che la mod ha un odio profondo, ho un odio profondo per questa mod. Senza motivo in realtà, perché boh, soprattutto perché non la capisco, ecco. Ok, hai qualcosa qua, fa luce comunque. Ok, adesso va bene? Ok, perfetto. Quindi adesso gli piace che non ci sono più le torce. Ma non c'è una mega torce tipo torce, non c'è una super... la tick torch, eccola qua, mega torch. Che fa, quanta luce fa? Dov'è? Quanta luce fa? Un milione di torce. Una... no, automatic torch, no, una super torch. Non c'è stone torch, questo cos'è? No. Proviamo questo, proviamo questa mega torch. Non penso neanche di poterla craftare in realtà, però... Oh, oh, lag estremo. Tanto quando ci avviciniamo qua lagga tutto. Ma qua non avevo mica fatto... Ah, beh, c'è l'albero. Mega torch. Merrill torch. Easy. Puoi farla. Bellino il Merrill torch. Questa. Possiamo fare tutto tranne questo. Prismarine. La prismarine is complicated. Prismarine is complicated. Però in teoria possiamo farla, vero? Sì. Ok, ce l'abbiamo. Proviamo a fare... No, sì, devo prima craftare i blocchi, però. Ok. Craftiamone due. Sono sicuro che sto sprecando quella roba qui, ne sono sicuro. Però, se dovesse funzionare, mi va comunque bene, in realtà. Vediamo. Piazziamo qua sopra. Possiamo piazzarla qua sopra. Non fa niente. Sono un po' tristo. Sono molto triste. Something is blocking... Non può essere illuminata quella zona qua. Ma se la metto qua fa qualcosa. Ma è una torcia normale. Ma che tristezza. Vabbè. Niente, lo sapevo di aver sprecato un po' di materiale. E... devo buttare dentro un'altra di quelle chiavi lì, però. Glitch infused. Ok, devo buttare dentro un'altra di quelle chiavi lì. Proviamo a craftare queste chiavi. Trial key craftata. Io dubito. Secondo me gli manca qualcosa.
Ok, learn the guild about the town. Ok, is not attuned. Ok, deve essere, mi dice che deve essere attuned. Devo leggere la guida per ulteriori informazioni. Quindi sapete una cosa, signori, visto che dobbiamo leggere la guida, tanto più o meno abbiamo fatto qualcosa. Molto più o meno, Da Jurassic Ocean 10 è tutto. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto. Iscrivetevi magari se avete ancora fatto. E noi, signori, ci vediamo direttamente al prossimo episodio della Sky Factory 4. In cui, beh, proveremo a usare questa chiave in qualche modo. Non lo so. Non lo so, mi leggerò un attimino la guida, visto che anche qua suggerisce comunque di leggere la guida, quindi. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!